Un'esperienza immersiva ed educativa nei confronti della natura, degli stili di vita salutari e della sostenibilità per sviluppare una coscienza sull'agroecologia e riconnettere i ragazzi al cibo e alla sua origine. È questo l'obiettivo di Ortogonale, un progetto nato dalla volontà di alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado Fa di Bruno di Marotta di creare un ambiente didattico all'aperto. Grazie ai contributi ricevuti dal Programma Operativo Nazionale del MIUR e alla collaborazione con il Comune di Mondolfo, la scuola ha potuto realizzare il progetto multidisciplinare mettendo in atto quella che viene definita Agricoltura 4.0. Infatti è stata predisposta un'area di sedime dove collocare le aiuole dotate di una serie di sensori digitali che permettono di monitorare il meteo e le condizioni chimico-fisiche del suolo. Un orto fatto con delle aiuole in legno, dove ogni aiuola è dotata di sensori che ci permettono di controllare l'umidità del terreno e del suolo, i nutrienti, il pH e tutte le necessità che hanno le piante. Oltre a questo siamo forniti di una parte digitale in fondo, tutta collegata da un pannello fotovoltaico che alimenta il sistema ed è collegata ad una pompa che in base ai sensori, all'umidità rilevata dal terreno, ci permette di far partire un sistema di innaffiatura goccia a goccia a necessità e di interromperlo quando raggiungiamo l'umidità ottimale di coltivazione del terreno. Gli alunni possono venire qua, toccare con mano il terreno e coltivare e inoltre possono analizzare i grafici attraverso la piattaforma e il sito predisposto dall'azienda che ci ha fornito il materiale. E abbiamo anche diverse ricadute scolastiche, come ad esempio possiamo studiare il regno animale, le proporzionalità, le tecnologie, i grafici e il pH, no? E altre diverse cose che ricadono all'interno delle materie STEM della scuola. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di eseguire anche piccoli lavori di manutenzione come l'eliminazione delle piante infestanti, l'annaffiatura, il rincalzo della terra, le piccole potature, l'inserimento dei sostegni alle piante rampicanti, la concimazione naturale con i gusci d'uovo e la compilazione dei cartellini identificativi delle varietà piantate. Ad oggi dispongono di alcune piante di zucchine, cetrioli, piante aromatiche, fagiolini, melanzane, peperoni, patate, fragole e pomodori, ma anche cipolla, aglio, insalata, melone e carote. Cercavamo di realizzare l'orto didattico come attività inclusiva. Poi a un certo punto abbiamo visto, è stato bandito l'avviso pubblico europeo, un Confest EduGreen, laboratori per la transizione ecologica del primo ciclo, e quindi abbiamo deciso di partecipare perché poteva realizzare l'idea di scuola che avevamo, e quindi ci siamo impegnati molto. Realizzare un progetto FESD impegna tutta la scuola nelle sue componenti, dalla parte didattica, dalla parte amministrativa, e tutti hanno fatto la loro parte. Io sono molto orgogliosa di quello che abbiamo realizzato anche in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ci ha permesso di fare dei lavori nel nostro giardino. Siamo fortunati, abbiamo un giardino grande, e questo orto didattico sarà di supporto all'intera attività didattica della scuola secondaria. Può essere integrata in maniera ottimale per dare un risvolto pratico a ciò che si studia in realtà in classe. Questo è un progetto in cui l'amministrazione comunale ha dato il suo contributo ed è un progetto decisamente innovativo e che permetterà sia alle classi che hanno contribuito in quest'anno a realizzare l'orto biologico, ma anche alle future classi, di poter vedere crescere sia i prodotti all'interno dell'orto biologico, ma anche di imparare tante cose nuove, idrico, tutto questo sempre nella funzione anche del risparmio sia idrico sia energetico, perché tutto comunque viene ben calibrato per poter poi far sì che l'orto cresca, funzioni e dia soddisfazione sia a me come amministrazione che alla scuola che lo cura.